trovano al canale Annalisa Superstar. Sfavillante ho dimenticato. Quindi ciao e bentornati nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Punto. Preferite il mese di giugno? Che l'ho detto antipatico. Giugno per me densissimo. Molto, molto, molto denso. Ma io lo sapevo già da tempo, perché si andava riempiendo già da prima. Sono stata a Roma 2 volte. In Belgio, Bruxelles e Anversa. E in Piemonte. E comunque è stato un mese particolarmente, sì, denso. Molto, 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 molto stancante, ma straordinario. Preferito random del mese di giugno, già che ho appena fatto così, è lui. L'ammorbidente fabuloso. Profumazione cacca. Finalmente l'ho trovato. Oddio, sinceramente non cavavo cercata, a dirti il vero. Quindi l'altro giorno l'ho visto e l'ho comprato. Tra l'altro il bottiglione da 1 litro, che è costato tipo 1,50€, era tipo in offerta. Con l'altro giorno intendo tipo tempo fa, sinceramente, perché sta finendo. Allora, questo è Fraîcheur Parfum, Fraîcheur Parfum. È ammorbidente cocco e fiori bianchi. Ma tu lo sai che è buono. Allora, se tu lo apri così e lo sniffi così, sa di dolcetto al cocco. Proprio dolcetto, è buono. Però poi quando lo uso in lavatrice cambia, diventa decisamente più delicato, sa di pulito, mamma mi sa troppo, troppo buono. Sa di bagnoschiuma al cocco poi. Comunque questi fiori bianchi di non identificata natura, diciamo che si fanno sentire. Comunque lui è preferito random del mese di giugno. Preferito make up del mese di giugno è senza ombra di dubbio lei. Questa è una matita MAC della collezione Mariah Carey, che ho comprato tipo con uno sconto tipo fotonico tempo fa alla MAC. C'era praticamente a uso bancarellina fuori dalla MAC, c'era tipo un display a ripiani e c'erano delle cose tipo al 40%. C'era questa matita che mi è piaciuta sempre tantissimo, però ultimamente la sto usando di più. Se io capissi, si chiama So Dramatic di MAC, collezione Mariah Carey. Questo è il colore. Ho fatto il cuoricino. Questo voleva essere un cuoricino, però non ci sono riuscita. Volevo fare un cuoricino. Niente, oggi sono sentimental. Non la uso sulla palpebra, ma la uso nella rima interna e poi sotto qua. Sotto qua. Ti devo dire che si vede ma non si vede, cioè si vede ma è molto discreta. Ti devo dire che per mia esperienza le matite MAC sono delle matite persistenti. Questa tra l'altro comprata con lo sconto è costata pochissimo. Mi piace perché ti dicevo, è discreta, si vede ma non si vede, non mi appesantisce lo sguardo, non mi accentua le occhiaie. Molto 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 bella. È tipo un color merdato cascuro. TV show preferita al mese di giugno. Ti avrei detto Friends, ma per il rotto della cuffia proprio il mese di giugno, beccato la serie Save o Safe, non mi ricordo, una delle due, che è con l'attore che recitava in Dexter, che era una serie che a me sinceramente piaceva eppure tanto. Praticamente è la storia di una comunità che vive all'interno di un recinto. Cioè, detta così è brutta. Cioè, c'è questo agglomerato di case, no? A un certo punto in questa comunità succede una cosa che li sconvolge tutti e fanno questo recinto e mettono dei cancelli. Succedono delle cose all'interno di questo recinto. Qua te la ricordi la serie Carabinieri? Come si chiamava il paese dove c'era? Comunque la serie Carabinieri, quando c'era, credo anche Alessia Marcuzzi che facesse il carabiniero. No, lo sto confondendo con altro. Luca Argentero c'era, me lo ricordo. Comunque in quel paese lì in provincia succedeva di tutto, tra cui anche traffico di esseri umani, di tutto, solo in quel paese, no? Ecco, il principio è lo stesso, gli succede di tutto dentro questo recinto, no? No, però è interessante. Tanti mi hanno fatto un mezzo spoiler sul finale. Io ragazzi, ma non si spoiler, ma io come ve lo devo dire? Guardate che non si spoilera. Non è giusto spoilerare. Non è giusto. No. No, no, no. Io dico no allo spoiler. E non ti spoilerò niente neanche io sul finale. Comunque è una miniserie perché sono veramente pochissime puntate. Credo che siano 8 puntate. Non è stata affatto male. Mi è piaciuta. Mi ha tenuto col fiato sospeso. Poi diciamo che quando ci sono flashback, flash forward, queste cose mi piacciono. Quindi diciamo che fondamentalmente è piaciuta per quello. Mi è piaciuta anche tantissimo la fotografia. Preferito cibo del mese di giugno. Mi vergogno un po' a mostrartelo, nel senso che è proprio brutto a guardare, sinceramente, il cetriolo. Io non so quanti cetrioli ho mangiato questo mese, sinceramente, ma ne ho mangiato una quantità abbastanza importante. Tra l'altro, cetriolo e cipolla,
Mi piace, raga. Cioè, trovo il cipolla all'insalata, due pomodorini, un filo d'olio, pepe. Ciao, che io mi sono appagata proprio. Il cetriolo, mi ha preso sta fissa del cetriolo. Sto mangiando veramente una quantità di cetrioli incredibile. Allora, questo è il superstite di questi giorni. Diciamo, sono tornata da poco e avevo ancora questo mezzo cetriolo in frigorifero. Questo in particolare non sapevo assolutamente niente. Non che il cetriolo abbia di per sé un gusto abbastanza intenso, ma questo in particolare non sa neanche di quel poco che sa il cetriolo. Ciao, sono Annalisa e mangio i cetrioli. Canzone preferita del mese di giugno. Allora a questo punto tu dirai, adesso ci fracassa la pazienza con... Dov'è Spotify? Qua. Ti dicevo, adesso dirai, adesso ci fracassa la pazienza di nuovo con i Foo Fighters. Diciamo che tutti i mesi, negli ultimi mesi, a ogni preferito mi sparavo i Foo Fighters, ma c'era un perché, fatto perché mi piacciono, ho detto sinceramente. Non sono né i Foo Fighters né Cesare Cremonini, che mi ha devastata in quel concerto, a uso Ballo Sballo Ti Amo Troppo. Uno dei dischi più belli che io abbia mai avuto, che è Ok Computer. È una delle canzoni più paranoiche del mondo, ma è stupenda. Karma Police dei Radiohead. Oh, cane di giù! Mi hai scassato Karma Police! Ok Computer è un album che è uscito diversi anni fa. A dire il vero, io l'ho da diversi anni. Chissà dove è finito. Cioè, sicuramente sarà nella mia stanzetta o quello che è rimasto nella mia stanzetta, perché i miei genitori hanno smembrato, la mia stanzetta non esiste più. Quindi chissà dove è finito quel mio CD dei Radiohead. Ma forse l'ho prestato, è una di quelle cose che mi è più tornata. Vabbè, comunque c'è su Spotify, fa nulla. Comunque Ok Computer è un album bellissimo, un po' paranoico, eh. Tu considera che io ero in fase molto... Perché siamo qui? Qual è il mio posto nel mondo? Cioè, perché esistiamo? No, ero un po' in quella fase lì. In realtà lo sarei anche adesso, un po' in quella fase lì. Perché sono qui? Qual è il mio posto nel mondo? Perché esisto? Non è cambiato moltissimo, diciamo, ho un po' più di rughe, peso decisamente meno. Però la storia più o meno è sempre la stessa. Ah no, ho fatto il balayage, vero, non ce l'avevo il balayage. Ah no, ce l'avevo il balayage, c'avevo i capelli fucsia, avevo le punte fucsia. Ce l'avevo, devo beccare qualche fotografia con me con le fucsia. Qualche parte ci sarà. Comunque, ti consiglio di ascoltarlo, è un po' paranoico, ti ripeto, però è veramente un bellissimo album. Ho ascoltato moltissimo i Radiohead in queste settimane, soprattutto nei grossi momenti di spostamento, ecco. Ma ho preso una paranoia che tu non hai idea, niente, una perenne ovulation sostanzialmente. Hai detto momento preferito della giornata? La doccia. Momento doccia, qualsiasi ora. Momento doccia, perché ho sentito caldo, perché sto gonfiando di nuovo e la doccia mi porta quel minimo di sollievo. Minimo di sollievo, soprattutto quando fa veramente caldo e ti senti proprio l'umidità appiccicata addosso. Guarda, l'altro giorno in aeroporto sono arrivata, ero talmente tanto sudata e sono andata in bagno in aeroporto e mi sono lavata il collo, le braccia, non ce la facevo più, proprio mi sentivo proprio accaldata. Quindi il momento preferito della giornata, sicuramente il giugno, è stato il momento della doccia a qualsiasi orario. Cosmetico preferito del mese di giugno, mi è piaciuta tantissimo lei, di cui io credo di aver già parlato, ancora non l'ho finita, manca poco, però io ho un bottiglione abbastanza importante, quant'è? 5 litri, quant'è? 500 ml. Sai che mi è piaciuta tanto? Questa me l'ha regalata Matilde, che ha una bioprofumeria a Palermo che si chiama Mondo Bellezza. Struccante viso, occhi e labbra di Alchemy, l'acqua di fiori d'arancio micellare. L'ho messa un po' da parte quando sono arrivati i prodotti DEFA, perché mi soddisfavano molto i prodotti DEFA. Quando arriva il caldo, sinceramente, io ormai sono diversi anni che preferisco l'acqua micellare, perché la trovo più fresca, la trovo più pratica, poi non mi trucco tantissimo in viso, presto sto usando una CC cream, ma non tutti i giorni. Comunque questa qua è sempre stata una bomba come acqua micellare, l'ho ritirata fuori nelle ultime settimane perché la preferisco, è decisamente molto più veloce e fresca. Non ti nascondo che nel periodo estivo io l'acqua micellare la tengo in frigorifero. Io qualche volta farò vedere il mio reparto in frigorifero, perché io ho una cassettina dove ho le creme, tornocchi, crema per le gambe, acqua micellare, ci sono cose che io tengo in frigorifero accanto al prosciutto. Veniamo all'accessorio preferito del mese di giugno. L'ho acquistato nel mese di giugno
perché in realtà lo cercavo da un po' di tempo, ma non cercavo ancora, non ho trovato quello che voglio. Ma con questo è stato amore a prima vista. Diciamo che io sono arrivata a un dunque e volevo ricordarmi questo dunque. Allora, se io fossi avvezza ai tatuaggi, se io volessi farmi, cioè avessi dei tatuaggi, comunque mi piacessero i tatuaggi, non sempre mi piacciono, a dirti il vero. Comunque io tatuaggi non ne ho e la vedo un po' dura sul farne uno. Oddio, credo proprio che prima o poi un tatuaggio me lo farò, ma lo farò in una parte talmente tanto nascosta che non lo vedrò né io, non lo vedranno neanche gli altri. Non pensare male, volevo farmi tagliare un pezzo di capelli qua dietro e farlo fare in modo tale che poi allungando i capelli non si vedesse più, ecco, proprio non voglio che si veda, appunto. Ma il punto non è il tatuaggio, il punto è che volevo prendere qualche cosa da portare sempre con me per ricordarmi cosa io, ma non è una cosa mia, è un po' come i tatuaggi, no? Quindi mi volevo regalare un anello, volevo prendere un anello da mignolo, già che io il mio storico l'ho perso durante un viaggio, è stata una cosa veramente che mi ha fatto stare molto molto male, se devo dirti il vero. Intanto mi sfottevano per l'anellino da mignolo e tutti mi dicevano che ero sei tascia, intraducibile in italiano, è palermitano, chi non si può tradurre tascia. Che è grezza, ma neanche. Comunque a me è sempre piaciuto, non me ne fregava niente quello che dicevano. Quindi il mio storico perso, ho comprato questo, che in tanti mi dicono: ah, ci piace questo anello, dici dove hai comprato questo anellino? Dove hai comprato l'anellino? Allora, io ti lascio il link della pagina di questa ragazza nel box info. Ti dico, l'ho comprato in una boutique palermitana che ha cose molto particolari, che si chiama Ethic Boutique. Ti lascio anche il link di Ethic Boutique, così se sei di Palermo capisci che cosa sto parlando, che è in via Macheda. E ho comprato questo anellino, ti faccio vedere com'è. In realtà è un anello normale, soltanto che io l'ho stretto in modo tale da poterlo mettere al mignolo. E riporta una scritta. Ok, aspetta che te la leggo io la scritta, perché ho i miei dubbi che si possa vedere. Magari poi faccio una bella fotografia in macro e la pubblico su Instagram. Onde increspate e ritmo del profumo del vento. Allora, non è una frase che ho scelto io, era una frase già lì, bella stampata, e questi anellini messi là. Ce n'erano altre frasi carine, decisamente più celebri di queste. Sicuramente ci sono cose più belle, sicuramente ci sono anellini decisamente più carini, ma le presente quando è un momento, era un momento, io l'ho visto, è stato un momento, ho detto onde increspate. Il tempo che io ho letto questa frase, ho visto, si può stringere, ero alla cassa, lo stavo pagando. Allora, però ti do, aspetta un attimo perché me lo sono dovuta scrivere, perché io non lo so, non me lo ricordo mai. Questa frase è una frase celebre di, chiedo scusa, Matsuo Basho, che è un poeta giapponese che ha vissuto nel 1600. Questa frase che ti ho appena letto si chiama Haiku. Kane Jiju, mi hai rovinato Karmapolis e mi devi rovinare pure la spiegazione degli Haiku. Gli Haiku sono dei componimenti poetici. Ora, senza volermi addentrare troppo, perché praticamente quando l'ho comprato ho letto tutta la spiegazione, però non è un tipo di letteratura che io conosco assolutamente, quindi ho dei ricordi molto vaghi. Ora, ho visto che Wikipedia per adesso è un po' in subbuio, quindi non ho potuto rileggere la descrizione esatta, quindi il giorno in cui Wikipedia ritorna normale, dopo che la comunità europea si sarà dichiarata, allora potrò leggere meglio e ne parliamo meglio. Comunque, se qualcuno lo sa, perché per sua conoscenza o perché l'ha studiata e via discorrendo, se vuole condividere con noi che cosa sono gli haiku, perché lo sa bene, perché bene, lo faccia. Comunque, questi haiku sono veramente molto belli. Alcuni mi viene a dire, vabbè, se lo scrivo io ero uguale, però è un po' il principio dell'arte moderna, no? O l'arte contemporanea, tipo il Vespasiano di Dalì. Ce la potevo fare pure io volendo, no? Niente, so che per alcuni potrò sembrare un po' blasfema in questo momento. Non di meno a questo, quello del mio anello secondo me è un haiku veramente straordinario, perché onde increspate e il ritmo del profumo del vento, io lo trovo veramente straordinario. E questi, mia cara e mio caro, erano i miei preferiti del mese di giugno. Un mese molto 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 interessante. E comunque, quanto ho sentito caldo in Piemonte, non l'ho sentito da nessun'altra parte, neanche a Palermo, giuro. Spero averti tutto compagnia. Per favore, non dimenticare di lasciare un pollice in su per aiutare me e i miei canali a crescere. E of course, se ti è piaciuto il video, o se mangi cetrioli, c'è la stessa cosa, uguale. Ciao.